Ho pensato di partire da una domanda, perché viaggiamo? Beh, siamo tutti grandi viaggiatori, io ringrazio moltissimo la nostra carissima Luisa, il sindaco, la città, i cittadini e gli ospiti e gli amici per darmi l'opportunità di fare questa chiacchierata con voi. E ovviamente gran parte di noi amiamo i viaggi, amiamo i posti belli e questa è un'espressione importante della libertà, no? Se si pensa a Marco Polo, ma anche a Marabou Ibn Battuta, ma anche il grandissimo Sindbad il marinaio, no? E la storia della letteratura è ricca di viaggi e di esperienze. E mi piace cominciare con questa citazione di Aung San Suu Kyi: l'unica prigione reale è la paura e l'unica libertà reale è la libertà della paura. E, perché in effetti è una donna che ha cambiato molto il destino del suo popolo, nonostante le difficoltà ancora persistenti. È molto lontana da noi, ma in qualche modo, appunto, visto sono l'unica, mi sento in dovere di ricordare che noi donne, di fronte a grandi difficoltà, riusciamo a sviluppare una fantasia incredibile. E qui entro subito in media res, vi ricordo Scheherazade delle Mille e Una Notte, che è il mio cavallo di battaglia. Io insisto a prendere esempio da questa eroina della letteratura medievale islamica, anche se in origine le notti sono di origine indiana, perché è una donna che attraverso la narrazione è riuscita a curare questo marito che era un serial killer, ammazzava tutte le donne per essere sicure che non lo tradissero, e lei appunto attraverso la narrazione ogni sera, il racconto e la curiosità di sapere di più, di viaggiare con la fantasia, è riuscita a curare la sua malattia, la sua diffidenza nei confronti degli esseri umani, la sua sfiducia nei confronti degli esseri umani e l'ultima analisi di se stesso. E poi un'altra citazione che insomma ci guida come motivo ispiratore di questa chiacchierata di oggi è una citazione di Giorgio Lapira: i giovani emigrano come le rondini. Ed è vero, ed è una delle esperienze più belle dei giovani, di poter viaggiare, conoscere, scambiare. Tutti sappiamo quanto è stato importante per i nostri figli o i nostri nipoti l'esperienza dei viaggi Erasmus, no? E quando di recente sono stata in Marocco a un convegno, ho incontrato dei miei amici poeti arabi, il decano Bellis si lamentava perché diceva: come faccio a raccontare ai miei figli e ai miei nipoti quanto è bella l'Europa se loro, diversamente da me, hanno delle grandi difficoltà perché non possono viaggiare, non possono andare a trovare i miei amici in Europa, perché è difficilissimo avere un visto. Mentre lui, bellissimo, molto amico anche di Darwin Jalloun, che forse voi lo conoscete un pochino di più perché è stato tradotto, ha vinto un premio Goncourt, quindi ha dato un bel contributo importante alla cultura europea. Anche Darwin Jalloun ha scritto un libro in cui, intitolato Il razzismo spiegato a mia figlia, in cui racconta perché suo zio non può andarla a trovare perché in Francia riuscire ad avere un visto è difficilissimo, è costosissimo. Questo potrebbe dire un mio amico pittore Adel Siwi, che vive al Cairo e che è stato il responsabile del padiglione dell'Egitto alla Biennale di Venezia qualche anno fa. E anche lui, se non ha un invito ufficiale in cui si dimostra che lui non starà in Italia più di 3 giorni, che non ha intenzione di restare, che ha un lavoro in patria, che qualcuno gli paga il viaggio di andata e ritorno, che può depositare 2.000 euro in banca, non può venire in Italia. Ecco, queste cose fa bene ricordarsene, perché noi ovviamente non ci pensiamo, diamo per scontato che sia possibile. Mentre invece, per esempio, Giorgio Lapira già negli anni 50 aveva lanciato questa utopia bellissima dei sindaci delle città del Mediterraneo che si incontrano liberamente perché sono loro i rappresentanti dei cittadini e quindi sono loro che possono in qualche modo contribuire
a sviluppare delle politiche che rispondono alle esigenze dei cittadini. E tra l'altro poi il testimone del dialogo tra Israele e Palestina ha invitato appunto rappresentanti dei due paesi a Firenze nel 1955. Tra i grandi viaggiatori, ahimè io sono anche un esperto di poesia oltre che di storia e amo moltissimo Ungaretti, volevo citarvi Ungaretti perché vi faccio questi intrecci di culture, perché una mia amica poetessa italiana, molto molto brava, molto intelligente, di recente mi fa una battutaccia tipo: ma perché tra gli immigrati ci sono poeti? E lì mi è venuto un colpo e ho pensato: beh, in effetti Ungaretti era figlio di immigrati, e questi immigrati non erano degli intellettuali, erano dei contadini da generazioni, come ci racconta lui in questa bellissima poesia. E non solo Ungaretti era un figlio di immigrati poveracci, ma pure Gibran Khalil Gibran, che ancora oggi è top leader delle vendite mondiali di libri, quindi tutto sommato anche dai poveretti vengono fuori dei grandi intellettuali, dei grandi artisti. E con voi volevo leggere questa poesia perché ci aiuta a spiegare quanto sia poi importante nell'animo di uno spirito molto sensibile il viaggio. Ovviamente non è tutto il poema, ho preso solo questo brano per delle ragioni che poi vi spiegherò. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita, questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere, crescere e ardere di inconsapevolezza nelle distese pianure. Questa è la Senna. E in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Il quarto fiume è l'Isonzo. Perché quattro fiumi? Quattro fiumi perché fanno da parte dell'esperienza della sua vita, ma perché lui si sofferma su questi quattro fiumi? Perché corrispondono con le quattro fasi della vita. La sua origine, quindi la sua nascita, la sua adolescenza, la sua crescita, maturazione di intellettuale in Francia, e l'Isonzo, quindi l'esperienza della guerra, l'esperienza poi della vita, della vecchiaia, delle difficoltà del vivere, dell'esistere. E questo 4, questo numero 4, questo dividere, scandire le fasi della vita in quattro periodi, non è soltanto di Ungaretti, non è una cosa che è un sentimento che accomuna poeti di tutte le epoche. Il primo poeta che mi è venuto in mente è uno famosissimo, Jalaluddin Rumi, Mevlana, il grande poeta di origine afghana, che però visse in Turchia e quindi scriveva poesie in persiano e in turco nel XIV secolo. E Mevlana è famoso perché è quello che ha avviato la tradizione dei dervisci danzanti, che ha come dire, creato una sintesi della concezione del rapporto tra l'essere umano e Dio. E anche Mevlana ha una bellissima poesia in cui parla delle quattro fasi della vita, e anche un'altra bellissima poesia in cui parla delle quattro stagioni, che poi tutto sommato in qualche modo sono metafora per esprimere questi quattro periodi dell'esistenza. E perché questa grande comunicazione con l'Oriente? Perché l'idea delle quattro fasi della vita si collega anche a quattro momenti importanti, che sono la nascita, la crescita, la maturità e la malattia. Maturità, malattia, ma non è la stessa cosa, tuttavia è un problema, quello della morte. E questo è un problema affrontato in India, e quindi andiamo indietro ai tempi di Siddhartha. E Siddhartha è un poeta che affascina non soltanto appunto la poetica di Mevlana o la poetica di altri grandi mistici dell'Asia centrale, ma
anche il Manesse. E qui troviamo due punti interessanti di contatto tra il Manesse, che è un migrante ideologico, perché lui scappa dalla Germania non da Hitler, ma dal Kaiser, che descrive un burattinaio di un teatrino, e un migrante ideologico, e un migrante invece economico, Gibran, di cui parlavo prima. E entrambi sono alla ricerca di una visione universale della dimensione spirituale dell'essere umano. E quindi, se andiamo a leggere il profeta, tutti quanti conosciamo il profeta, però in Occidente non riusciamo a immaginare quanto sia rivoluzionario, dirompente e pericoloso per la cultura dei fondamentalisti islamici, perché lui immagina di scrivere un libro in cui c'è un profeta che parla dell'unità dell'essere umano, quindi una ricerca spirituale universale. E infatti lui parla di nuovo di libertà. Parla di libertà, e la libertà, come dice, e un oratore domandò: parlaci della libertà. Ed egli rispose: alla porta della città e accanto al focolare io vi ho veduto prosternarvi e adorare la vostra libertà. Anche gli schiavi si umiliano davanti al tiranno e lo lodano anche quando li ammazza. Sarete liberi, infatti, non quando i vostri giorni saranno privi di ansie e le notti senza un bisogno o una pena, ma quando queste cose vi stringeranno come una cintura e saprete innalzarvi al di sopra di esse, nudi e sciolti. E qual è l'idea? L'idea di essere liberi dai vincoli che ci fanno soffrire. E quali sono i vincoli che ci fanno soffrire? A volte sono dei vincoli affettivi, a volte sono dei bisogni. E quindi la libertà di cui si parlava all'inizio, quella di Aung San Suu Kyi, è una libertà interiore, molto profonda, da conquistare, ed è una libertà che tutti gli esseri umani desiderano. E questa libertà, però, in una società organizzata ha bisogno delle regole. Ed ecco il nuovo segretario dell'ONU che ci dice: la protezione dei rifugiati è radicata in tutte le culture e in tutte le religioni e in ogni parte del mondo. La si vede nell'Islam, in Africa, nel cristianesimo, nel buddismo e nell'induismo. Ma poi andiamo a vedere in pratica e questa libertà non c'è. E nessuno si fa carico di garantire quelle libertà in cui noi tutti crediamo. Ed è difficile pensare cosa possiamo fare noi quotidianamente. Eppure ciascuno di noi qualcosa fa, e fa molto. E certo, se il nostro entusiasmo fosse contagioso, forse riusciremmo a fare ancora di più. E infatti il dialogo attivo è quello di cui per esempio ci parla Gandhi quando dice che ognuno ha un ruolo. Il dialogo attivo era l'esempio di cui vi ho parlato all'inizio di questo nostro incontro, quello di Shahrazad, cioè una narrazione può servire a spiegare. E ieri, l'idea di parlare di Shahrazad in realtà mi è venuta proprio ieri quando ascoltavo Bobbio che diceva appunto dell'importanza del viaggio per portare know-how oppure per apprendere nuove tecnologie. E come spiegavano gli antichi questo bisogno o questa necessità di viaggiare per apprendere? E sicuramente voi non me lo ricordate, ma Sindbad il marinaio narra proprio questo. Sono delle storie che servono per spiegare l'importanza del viaggio, perché un essere umano si deve cimentare, deve migliorare, deve crescere continuamente, e allora andare in giro serve per apprendere o per trasferire conoscenza. E che cosa fa Sindbad? Arriva in un'isola dopo un naufragio, perché ovviamente lui c'è sempre un naufragio, e dopo il naufragio si salva, ringrazia Dio perché è stato fatto questo miracolo che gli ha permesso di continuare a vivere. Allora lui ringrazia Dio e decide di dedicare la sua vita a Dio, e quindi appena arrivato in quel posto
dice bene, io darò un mio contributo a questo posto perché questo posto mi ha salvato. Ora capite che è molto curioso questo discorso, sembra quasi ripetere quello che ascoltavamo ieri. E che cosa fa? Si rende conto che questi poveretti hanno degli splendidi cavalli ma non li sanno cavalcare perché non sanno che cosa sia una sella. E allora lui lì si inventa e crea le selle e diventa ricchissimo. Non solo diventa ricchissimo, ma come in tutte le favole, sposa la figlia del re, è giusto, no? Quindi diventa ufficialmente felice e contento, c'è una famiglia, eccetera, ma poi diventa nostalgico, è anziano, vuole tornare a casa e quindi piglia e riparte, torna indietro e tutto quello che ha guadagnato lo dissipa in un banchetto favoloso perché condivide con i suoi amici questa sua nuova conoscenza, questa sua grande avventura. Ecco, quindi abbiamo i due aspetti, no? Del viaggio per conoscere, il viaggio per insegnare a fare qualcosa agli altri, ma anche il viaggio come occasione per intrattenere gli amici e passare delle ore per apprendere qualche cosa di nuovo insieme. La resilienza. Chi è stato perseguitato usi la sua storia perché non si ripeta. Mi ha insegnato questa frase, che poi probabilmente tutti quanti in realtà abbiamo nel cuore, una mia cara amica che è un'artista. È un'artista albanese, scappata dall'Albania trentina d'anni fa, vi ricordate quando ci fu la grande immigrazione in Italia di albanesi e arrivarono a frotte. Il padre era morto, la madre era rimasta sola con questa bambina, disperate perché non sapevano come sbarcare in un'area, la madre si anima di coraggio, piglia, parte, viene in Italia e la bambina studia in Italia, scopre di avere una grande sensibilità artistica e diventa un'artista. Ed è un'artista molto brava, molto affermata, con un grande senso di gratitudine e un debito che lei vuole continuare a pagare. E qui entra in barca la Fondazione Aristiadi, perché a un certo punto ci siamo posti il problema di fare qualche cosa con i bambini che sbarcavano, perché noi tutti sappiamo che ci sono tanti minori migranti e c'è il problema di questi giovani che hanno 15-16 anni, non solo di farli lavorare ma magari anche di farli studiare e di recuperarli in qualche modo psicologicamente, perché sono devastati. Devastato l'esperienza del viaggio, per quelli che hanno soltanto il trauma del viaggio è già un problema considerevole, ma quelli che hanno il trauma delle prigioni, delle torture, delle violenze che devono affrontare quando passano alla Libia è ancora un altro dramma. E che cosa si è inventata Ionida? Due cose deliziose. Con dei ragazzi che lavorano ancora, perché l'abbiamo fatto l'anno scorso, che lavorano nell'industria di cioccolata di Modica, ha fatto una barca di cioccolata. E quindi questi ragazzi nel tempo libero, la sera, invece di guardare la televisione, con lei si sono messi a fare questa barca di cioccolata. Ma la barca di cioccolata, a parte la barchettina di cioccolata che si mangia subito, e vabbè, ma è fatta in maniera anche molto carina, per essere fruibile, perché l'ha fatta con le scatole. Quindi ha fatto una specie di Lego, di scatole di cioccolata, e poi le ha tutte legate con il filo delle parche, il filo della vita ovviamente. E quindi questa bellissima mostra ha visto partecipare questi ragazzi che poi hanno inventato una danza gioiosa e hanno condiviso la cioccolata con il pubblico al momento dell'inaugurazione, che è stato l'anno scorso ottobre, per la giornata del contemporaneo. Ionida non si è fermata, ha fatto un'altra esperienza, sempre con un altro gruppo di ragazzi che invece lavorava in una fabbrica di ceramiche, piastrelle. Le piastrelle che non si possono vendere perché sono rotte, perché sono difettate in qualche modo, hanno fatto il tappeto del Mediterraneo, cioè hanno allestito un grande
tappeto di piastrelle di ceramica, e dopodiché ogni ragazzo su ogni piastrellina disegnava quello che voleva. Ed è venuto una specie di patchwork bellissimo di sentimenti, dove ognuno esprimeva o con una faccetta, oppure con un simbolo, o con una lettera, quella che era la sua gioia di vivere, di aver potuto esprimere se stesso in un altro modo. Ecco, per questi ragazzi stare al centro delle attenzioni è stata un'esperienza sicuramente superficiale, banale, breve, però significativa, perché li ha fatti sentire gruppo, perché li ha fatti sentire accettati dalla comunità, apprezzati per le loro qualità, ed è un esempio, dei tanti esempi, perché insomma poi in Italia se ne fanno tante di queste cose. Questa fotografia, vi dico cos'è, ci torneremo subito dopo. Questo è il bagno di Cefadiana in Sicilia, ed è un bagno che si credeva fosse normanno, ma di recente hanno scoperto che invece era di origine araba, e quindi questa è una delle eredità islamiche in Italia di cui si parla pochissimo. E tra l'altro la cosa interessante è che non si vede vista nemmeno in ricerca archeologica, perché appunto le ricerche e le scoperte archeologiche relative all'Islam in Italia vengono fuori perché per fortuna i colleghi che si occupano dell'epoca dei Normanni si rendono conto che a volte ci sono cose più antiche, e quindi chiamano esperti orientalisti per andare poi a classificare meglio questi reperti. Questo infatti è un altro palazzo, la Ziza, sempre di epoca normanna, ma in realtà poi l'architettura islamica. L'obiettivo, ecco, torniamo al tema della discussione, no? Cioè, noi vogliamo parlare di cultura, vogliamo capire come ci dobbiamo mettere lo spirito d'animo per incontrare l'altro. E questa è una filosofia orientale di un filosofo giapponese che si chiama Daisaku Ikeda. Che cosa dice? Che una visione della cittadinanza globale deve affondare le radici nella filosofia del rispetto per la dignità intrinseca della vita, nella convinzione che nessuno, indipendentemente dal luogo di nascita e di appartenenza, dovrebbe essere soggetto a discriminazione, a sfruttamento, o vedere i suoi interessi sacrificati a beneficio degli altri. Ecco, questa è una bella idea, poi tra l'altro ricalca tanti quei principi che sono espressi nella Carta dei diritti umani del 1948, quindi diciamo, vediamo ancora una volta a livello internazionale, sia sul piano spirituale che sul piano dei diritti espressi come norma di legge, una comunanza, no? Di dialogo, di punti di vista, di valori tra religioni diverse e anche il pensiero laico. Ma vediamo che cosa ci insegna la storia a proposito del dialogo. George McDeasy, che è un professore dell'Università Americana di Beirut, dice che, ricorda, che il dialogo, le traduzioni e la collaborazione tra la cultura cristiana, ebraica e musulmana sono le origini dell'umanesimo. Si sa abbastanza poco su questo aspetto, no? Tutti quanti sappiamo chi è Averro, quindi non lo devo spiegare, ma forse un po' meno qualcun altro si ricorderà ancora chi è Giacomo Valentini, perché in realtà è più famoso sul Bodalcamo come padre della letteratura italiana, della poesia italiana, scusate, e Cavalcanti. E molti sanno che Cavalcanti era un averroista. Però la cosa interessante è che finalmente gli italianisti esperti di Dante stanno iniziando, e di Cavalcanti, stanno iniziando a studiare la filosofia che informa questi grandi autori che fanno parte del nostro DNA, no? E in realtà Averroè è molto apprezzato perché elabora quella che per noi è una novità, l'idea che la scintilla dell'amore crea la vita e l'uomo è al centro della creazione. In realtà non è una novità, il problema è che rimettono al centro questo tema, al centro del dibattito, e questo è un tema che si tratta sia in filosofia che in poesia, perché Averroè, oltre ad essere un filosofo, è anche un poeta. E Giacomo da Lentini, nelle sue poesie, esprime questo concetto. E quindi perché è importante? È importante, e non è un caso che sia alla corte di Federico II,
perché noi tutti sappiamo che l'amore cortese nasce qui vicino, in Provenza, sono i provenzali ad aver portato l'idea dell'amore cortese, e invece recenti studi, sia da parte di studiosi francesi che spagnoli, appunto italiani, tra questi io, si è ricostruito un importantissimo tessuto di scambi culturali, in particolare tra la Spagna, la Provenza e l'Italia, e non è un caso che i provenzali vadano da Federico II, perché vi ricorderete che a un certo punto Federico II con il suo padrino, Vincenzo III, ebbe qualche polemica, perché lui non voleva andare a fare le crociate, e fece una crociata molto particolare, di cui torneremo a parlare. Ma la cosa interessante e che i provenzali vanno da Federico II perché i provenzali sono anch'essi influenzati dal Re e sono anch'essi gli innovatori in poesia. Ma i provenzali, ma perché scappano dalla Provenza? E tutti ci siamo dimenticati di fare un collegamento, tutti no, perché c'è chi ovviamente si occupa di questi studi da un punto di vista storico, però non li mette in connessione con gli studi dell'arabistica oppure dell'italianistica. Perché c'è la crociata degli albigesi, perché c'è il re di Francia che va a conquistare la Francia unita a spesa dei signori dell'Anjou, e quindi quelli che si ribellano scappano. Ma questi ribelli perché erano considerati ribelli? Erano considerati ribelli perché intrattenevano dei rapporti intellettuali di tipo filosofico, traduzioni e poetico e musicale con gli arabi musulmani, che voi sapete entriamo in piena fase della riconquista, e quindi ovviamente c'è una rottura dei rapporti che per sette secoli invece erano stati molto favorevoli nel dialogo tra le tre religioni e di grande importante scambio. Un altro elemento interessante, Ibn Zafer, che è un signore che abita a Palermo all'epoca di Ruggero II, e scrive i conforti politici. I conforti politici è l'antesignano del principe di Machiavelli, ma non è che il signor Ibn Zafer ha inventato i conforti politici, cioè i consigli per il principe su come organizzare la propria amministrazione. Lui è uno dei tanti scrittori esperti di questo tema, che si è sviluppato già nell'VIII secolo a Baghdad, grazie all'incontro tra la cultura persiana e la cultura araba. E ancor prima dell'incontro tra la cultura persiana e la cultura araba, l'idea di educare piccoli principi attraverso la narrazione è di origine anche questa indiana, ed è un libro scritto appunto per educare i figli del re, e si chiama Panchatantra. Ma la cosa interessante è che i conforti politici sono tradotti da uno studioso ebreo che abita a Palermo, che è amico di Pico della Mirandola, e passa questa traduzione a Pico della Mirandola, e Pico della Mirandola, non solo grazie a questo libro ma anche altre traduzioni realizzate a Palermo, traduzioni che Federico II si premuniva di mandare alla biblioteca di Bologna, tutte queste sono appunto acquisizioni recenti, e quindi erano conosciuti dagli studiosi che vivevano a Bologna, e che fanno conoscere alla cultura italiana e fanno rivivere un altro importante elemento della cultura greca antica, quella del dialogo, no? Noi ci ricordiamo benissimo i dialoghi di Platone. E poi sappiamo benissimo che i dialoghi di Pico della Mirandola sono proprio all'origine dell'umanesimo, perché questa trasmissione del sapere attraverso il dialogo è stata portata avanti per secoli nel frattempo dagli arabi, ed è stata testimonianza viva, provata in Andalusia e in Sicilia grazie alla comunità di ebrei, musulmani e cristiani. E quindi questa grande collaborazione che ha portato diciamo in Occidente i tesori delle culture orientali e anche all'origine di uno sviluppo che poi noi conosciamo come quello dell'umanesimo, che è più avanti poi del Rinascimento. Peccato che ci siamo un po' dimenticati di tutto.
e abbiamo dovuto adesso ricostruire un po' tutto. Ma qui mi fermo perché sennò mi faccio una selezione letteratura e non c'entro. Torniamo alle ricerche scientifiche. Quindi l'essere umano al centro e non il profitto per lo sviluppo. In tempi moderni, chi è che ha tirato di nuovo fuori questa storia? Il manifesto Russell-Einstein, importantissimo, contro appunto gli armamenti nucleari, fatto da Einstein un po' prima di morire. E diciamo questo timone lasciato da Einstein è poi stato preso da altro gruppo di premi Nobel che hanno dato vita alla Published Conference on Science and World Affairs, che è un'istituzione proprio fondata per le ricerche scientifiche a cui partecipano Nobel e non di tutte le religioni e di tutti i paesi del mondo. Per la loro attività importante sono stati insigniti dal Nobel e lo ha ritirato Joseph Lovelock nel 1995 e la prolusione a Stoccolma era intitolata Ricorda la tua umanità. Ecco, vedete come viaggiando a 360 gradi da un paese all'altro, da una religione alla scienza, nel tempo e nello spazio, appunto torniamo al punto di prima. Ricordiamoci che siamo esseri umani. Allora, la riflessione che mi è venuta, perché io comunque sono anche una medievista, e dico, cosa stiamo ripetendo oggi come un mantra nelle nostre comunicazioni quotidiane, nelle nostre ossessioni, nelle nostre paure? Purtroppo l'eredità di una cultura che è difficile da scardinare, ed è la mentalità dell'Inquisizione e delle crociate. E in realtà quello che diciamo ha prevalso nei secoli di cui parlavo prima è l'armonioso intreccio delle diversità. Ed ecco il primo verso di cui parlava Ungaretti, no? Cioè, quando non mi sento in armonia sull'universo è una sofferenza. È una sofferenza perché sto negando me stesso, la mia umanità, il mio appartenere al mondo. Solo 10 minuti. Quindi, è possibile immaginare una società sostenibile? Domanda. Allora, sì, ovviamente le solite, cosa posso dire? Io mi occupo di educare, quindi torno al tema dell'educazione, perché questa sì che è la mia ossessione, e quella della resilienza, perché d'altronde dobbiamo lavorare con quello che abbiamo, col materiale che abbiamo, non è che ci possiamo inventare cose nuove. Non essendo almeno io artista, non posso inventare cose nuove. E allora educare la cittadinanza globale, promuovere lo scambio, la collaborazione, la cultura del rispetto, e noi abbiamo non dei giganti in questo senso, ma di più, Maria Montessori, Don Milano. E vi voglio citare questa signora Angelica Calò-Livné, che è una signora che ha preso da poco il premio per la pace ad Assisi, ma non è la prima. In realtà c'era un'altra signora ebrea che aveva organizzato un teatro e ha vinto un premio per la pace, un premio alternativo però di quello al Nobel, perché ha organizzato queste donne dei teatri dove fanno giocare, lavorare, apprendere l'arte della rappresentazione ai ragazzi delle comunità ebraica, cristiana e musulmana in Palestina. L'esperienza di questa donna è molto interessante perché comunque ha aiutato tanti ragazzi anche a superare il trauma. Poi io vi racconterò se ho tempo una mia esperienza di lavoro con i giovani che venivano appunto da Israele, dalla Palestina, e dei giovani attori italiani a Napoli. Ma adesso quello che mi preme leggervi è quello che hanno scritto questi ragazzi, quando hanno chiesto loro il senso di questa esperienza, di questo lavorare insieme, nel fare insieme teatro. Ecco, di nuovo che l'arte torna come elemento in cui i giovani riescono ad avere speranza, a sognare, a creare una possibilità di collaborazione, no? Al di là degli schemi del quotidiano, dell'esistenza drammatica del presente. Allora, Noemi di 21 anni ha scritto: quattro dei miei migliori amici sono morti in un attentato. Quando l'ho sentito non volevo più partecipare allo spettacolo Bereshit. Bereshit è lo spettacolo che hanno
presentato ed è, significa in principio, e vuol dire in principio è stata la creazione, no? Non credevo più a nulla, non avevo più voglia di nulla, ma dobbiamo reagire, dobbiamo continuare a credere in qualcosa, non possiamo smettere di sognare. Un altro ragazzo, Sharif Barut, un arabo cristiano di 21 anni, ha detto: vengo al teatro dell'arcobaleno perché credo nella pace, perché credo che si riuscirà a vivere insieme, perché siamo diversi e attraverso i miei amici conosco nuovi mondi. Aspetto questo incontro tutta la settimana perché mi allarga il cuore. Danzare, ridere, scherzare, recitare insieme a loro mi dà felicità. E Tamar, di 16 anni. In tutta questa diversità sento che in questo teatro siamo tutti uguali e non ha importanza in cosa crede ognuno di noi o dove vive, perché siamo tutti esseri umani. L'affiatamento tra i ragazzi mi convince ogni volta di più di ciò che molti devono ancora capire, che è possibile che un ebreo, un musulmano e un cristiano avanzino mano nella mano, che religiosi e laici si parlino senza offendersi e che tutte le creature possano vivere insieme e amarsi. Il tappeto volante. E cos'è il tappeto volante? Il tappeto volante è un'altra utopia, anche questo realizzato dalla Fondazione Restia di Gibellina assieme al Ministero degli Affari Esteri. Che cosa succede? Succede che degli artisti romani, guidati da Lorenzo Romito, vengono a conoscenza del fatto che nella cloaca massima di Roma si sono rifugiati dei curdi. Allora questi ragazzi vanno là con l'idea di portarli via da quel luogo spaventoso, di sistemarli, di aiutarli a trovare una sistemazione, insomma qualche cosa. E scoprono che questi curdi sono degli artigiani, fanno tappeti. Allora che cosa decidono? Facciamo un tappeto volante, no? Tappeto volante, Mille una notte, ritorniamo alla storia del racconto. Dice sì, però un tappeto volante come si fa? E allora, siccome conoscevano mio padre, Lorenzo Romito conosceva mio padre, gli ha chiesto di aiutarlo a trovare finanziamenti. Mio padre si è rivolto al Ministero degli Affari Esteri e si sono inventati di organizzare una mostra da portare in giro nei paesi arabi e per fare vedere che è possibile collaborare. E che cosa hanno fatto? Ecco, l'esperienza degli artigiani che facevano i tappeti è lì. E l'esperienza degli italiani è che col computer hanno riprodotto niente poco di meno che le forme del soffitto della Cappella Palatina di Palermo. La Cappella Palatina di Palermo è un patrimonio dell'UNESCO, è un soffitto ligneo del 1100 realizzato da maestranze arabe al tempo di Federico II, di Ruggero II, scusate, ed è l'unico esempio che abbiamo di arte fatimide. Ed è come un alveare in legno, questa è la forma, e poi è tutto disegnato, è da non perdere, da andare a vedere. E quindi cos'è? È volante perché sta in aria e perché in realtà qui non si vede, ma sotto c'è un tappeto e ci si siede sui cuscini a bere un tè, e quindi il volo è nel sogno dello stare insieme e prendere un tè. E il sogno è di poter lavorare insieme con le diverse capacità che hanno, appunto in questo caso, i lavoratori curdi, gli immigrati illegali curdi e gli artisti italiani. L'arte e le identità mediterranee. Qui, giusto così, per avere un pochino di fonti scientifiche di riferimento, non soltanto la mia fantasia che mette insieme come un puzzle tante collaborazioni, no? Una parte della nostra identità è quella che noi abbiamo ereditato dai nostri antenati, e se vi ricordate Ungaretti dice proprio questo, no? Il Serchia, il primo fiume, è quello dei suoi 2000 anni di storia, della sua esperienza vissuta attraverso i racconti dei suoi genitori. Però in realtà il processo che crea l'identità è sempre in evoluzione, una trasformazione permanente e plurale, e questo l'abbiamo visto nei versi di Ungaretti, ma lo si leggono nei versi di Mahmoud Darwish, un grande poeta palestinese, nella orchestra di Daniel Barenboim, che ha fatto una straordinaria opera nel mettere insieme grandi musicisti, grandi giovani musicisti, sia ebrei che palestinesi, no? E queste sono le idee di Zeevan Todorov, anche lui un emigrato a Parigi, grandissimo linguista e studioso, no? Ma anche Amin Maalouf,
conosciutissimo, Amin Maalouf, come grande studioso, grande scrittore, autore di romanzi di fama, un libanese scappato da Beirut negli anni 70, quando c'era la guerra civile, ma anche Amos Gitai. Anche Amos Gitai è un grandissimo cineasta che ha inventato la ripresa di storie, di racconti della tradizione ebraica e anche di quella palestinese, creando dei problemi di comprensione che poi sono stati superati, ma per una parte importante della sua vita anche lui si è stabilito in Francia. E infine una citazione di un altro grande esule siriano, Adonis, famoso perché è molto tradotto, vive in Francia dall'85, anche lui scappato dalla guerra civile libanese, scrive: la vita è un lavoro senza fine, un meticciato. Un meticciato perché il meticciato non è soltanto quello che noi costruiamo assieme agli altri, ma anche quello nostro, del nostro essere plurali nell'accogliere eredità culturali di due genitori che appartengono a famiglie diverse e possibilmente a tradizioni culturali diverse. E quindi la ricchezza di una persona è perché ha la capacità di essere sintesi e superamento. La nostra gioia è quando i nostri figli ci avanzano. La scuola adesso è un'occasione da non perdere. In Libano si insegna che l'Occidente ha millenari scambi culturali e commerciali con l'Oriente. Tutti conosciamo e ci ricordiamo dei Fenici, per esempio. In Egitto, da Hussein inizia giustamente con gli egiziani e con i greci. Da Hussein è stato il primo rettore dell'Università del Cairo, dopo la Prima Guerra Mondiale, e ha scritto un libro che si intitolava Il futuro dell'Egitto moderno, in cui scriveva perché l'Egitto non deve essere considerato un paese mediterraneo. Abbiamo avuto sia la cultura latina che quella greca, adesso dall'Ottocento, dopo Bonaparte, abbiamo la cultura francese e inglese, e viaggiamo, abbiamo importato le tecnologie, e vi ricordo una a proposito di viaggi interessanti. Sapete che il primo disegno per la costruzione del canale di Suez è stato portato da un ingegnere del Trentino Alto Adige, però stiamo parlando quando l'Italia non era unita, all'epoca lui era un austriaco, e l'altra cosa è molto interessante è che questo signore ha preso un disegno di un canale veneziano del 1500. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le maestranze italiane viaggiavano in tutto il Mediterraneo e portavano il know-how non soltanto a partire dagli anni 50 con Nasser, ma anche molto molto prima. E infatti le assicurazioni generali sono tra i promotori e finanziatori della costruzione del canale di Suez. Purtroppo noi tutte queste cose non le sappiamo e non le troviamo nei libri di storia, perché in quella fase l'Italia non era unita e quindi questa parte della storia non ci appartiene. Ed è assurdo, capite quanto dobbiamo riscrivere? È fantastico. Andiamo avanti. In Arabia Saudita invece la situazione è completamente diversa, perché lì la storia non ci sono egizi, non ci sono ittiti, no, ci sono soltanto i profeti. Quindi c'è Gesù, c'è Salomone, e c'è Mohammed, dopodiché si arriva ad Abd al-Wahhab, il wahhabita che insomma ha avvelenato gli animi e continua purtroppo. E questo è importante saperlo, perché noi facciamo sempre in un termine un fascio, invece ci sono degli amici nostri che però hanno una cultura molto lontana dalla nostra. E invece ci sono persone che noi riteniamo essere estranei, che invece hanno molte cose in comune con noi. In Palestina la storia inizia prima di Cristo, con il viaggio del profeta nel 48 dopo la Shoah. Nel mondo arabo, e quindi ovviamente poi ognuno ha i suoi libri di storia con delle storie completamente diverse, pur abitando a pochi chilometri di distanza. Nel mondo arabo molti non dimenticano l'accordo di Sykes-Picot, e questo l'abbiamo letto su tutti i giornali, è uno dei cavalli di quelli simpatici criminali, simpatici per niente, però hanno battuto ovviamente, che stanno devastando il Medio Oriente. E la dichiarazione di Balfour, con le conseguenti proteste arabe a partire dal 1917. E in Europa? Come armonizzare la narrazione storica degli immigrati con la nostra? Rileggiamo la storia della presenza ebrea, cristiana e araba in Sicilia, tanto per cominciare, perché di queste cose che io vi ho raccontato poco se ne sa, tranne in circoli di
esperti. Il linguaggio. È possibile dirsi, beh, rileggere la storia, riconoscere i comuni maestri come Maimonide, Spinoza, Avicenna, Averroè, e quindi è possibilissimo. Riconoscere gli intellettuali erranti della nostra storia, i grandissimi, sicuramente non lo conosce nessuno, è un poeta di Sicilia, che per fortuna è diventato famoso non perché è rimasto in Sicilia, ma perché è scappato, perché è arrivato Ruggero, è arrivati i Normanni e è andato a Siviglia e è diventato un poeta di corte molto famoso. Yahuda Halevi, anche lui un grande poeta che viveva in Andalusia, che poi è andato via e è morto in Egitto, e ha scritto molte poesie, non soltanto in ebraico ma anche in arabo. Dante, un altro famoso esule per ragioni ideologiche, anche lui, no? Più recentemente Shawki, nel 1900, sicuramente non lo conoscete, un grandissimo poeta egiziano che visitò più volte l'Italia. Anche lui è stato costretto a lasciare l'Egitto perché nel 1919 non era molto d'accordo con gli inglesi, perché gli inglesi hanno, nonostante avessero promesso agli egiziani che dopo la guerra, grazie al contributo che gli egiziani avrebbero dato nella guerra contro gli ottomani, avrebbero dato l'indipendenza agli egiziani, e poi finita la guerra hanno cambiato idea, e siccome Shawki non era molto contento di questo cambiamento di programma ha dovuto lasciare il paese assieme a molti altri. Schoenberg, pure lui ha dovuto lasciare il paese, Darwish, Nathan Zak meno, però lo citavo Nathan Zak perché è un grande poeta israeliano ed è molto amico di Adonis, che è un siriano, e hanno addirittura preso un premio per la poesia insieme, perché appunto al di là delle ideologie e gli esseri umani che hanno a cuore la spiritualità, i valori più alti della dignità dell'essere umano, appunto, riescono a dialogare, a comunicare e a creare delle importanti esperienze di vita insieme. Dalle feste al cibo, alla musica, ci sono molte testimonianze, appunto, alcune ve le ho citate, delle più estemporanee e realizzate non da artisti professionisti, ma da giovani immigrati senza arte né parte, che però si sono riusciti a cimentare, a lasciare qualcosa di bello. Perché il bello è importante? Il bello è importante perché dà speranza, perché dà gioia. Una vita senza bellezza è una vita senza sogni, è una vita senza allegria. Non si può essere soltanto legati al bene, che è un'altra cosa importante, e all'utile. E appunto un esempio ci viene da questo splendido mosaico, e questo mosaico si trova nella camera di Ruggero II, sempre al Palazzo Reale di Palermo, e i disegni sono ispirati alla cultura, all'antica cultura persiana, che arriva appunto con gli artigiani immigrati persiani in Sicilia nel IX secolo. Quindi, che fare? Dialogo e collaborare con le strutture e gli organismi di incontro, ne esistono tantissimo, nelle scuole per evitare l'immaginazione e la violenza, nei luoghi di lavoro, di svago, di culto, per diffondere il rispetto delle regole civili e contrastare la diffusione del razzismo, per conoscere e ricordare le regole morali condivise da rispettare per creare una migliore convivenza. E io chiudo semplicemente un promemoria. Noi non solo non ci ricordiamo le cose belle che abbiamo fatto e abbiamo vissuto nella nostra storia passata e recente, ma la cosa drammatica è che non sappiamo cosa pensano di noi gli altri, e è importante sapere cosa pensano di noi gli altri. Perché se per noi un morto nostro giustamente vale molto di più delle migliaia morte a mare, queste loro migliaia per loro sono indice della nostra perdita di umanità. Possiamo ancora essere esempio dei valori che vogliamo difendere? Io proporrei di andare a vedere un bel po' di film e tanti bei libri, perché di autori grandissimi che riescono a trasmettere l'importanza e la facilità con cui è possibile capire, condividere il dolore degli altri e anche la gioia. Film divertenti, Couscous di Kashish, film tristi ma molto importante, Walzer con Bashir di Folman, Il giardino dei limoni di Riklis e Il rosso estambul di Ospete. Grazie. Thank you.
pazzesca per questo viaggio nella storia, nell'arte, nella letteratura, nella cultura, in tante culture. Adesso io aprirei un attimo il dibattito, ma ne approfitto per ringraziare Francesca per quello che ha fatto nel festival, così lo sottolineo anche. Lei è l'unica capace di conversare sull'arte contemporanea con Fabio Carlo, intrattenendolo per delle mezz'ore, e poi parlare la sera con il regista iraniano, in iraniano, raccogliendo tutta la mia ammirazione. Ecco, e oggi ci ha fatto fare questo bellissimo viaggio negli intrecci di cultura. Aprirei quindi il dibattito, se qualcuno ha qualche domanda o considerazione. Sono tutti intimoriti. Se non avete domande vi racconto una barzelletta. Ascoltiamo. Allora, io mi sono occupata di un buffone che si chiama Giufane, che è siciliano ma in realtà è anche di origine mediorientale, e una mia amica, Matilde Coenzarano, mi ha raccontato che in Israele si chiama Nasreddin Hoxha, e fa parte della cultura in realtà che gli ebrei hanno portato dalla Spagna, dall'Andalusia, con Turchia e poi ovviamente Israele. E ci siamo scambiate varie barzellette bellissime, da questo Giufane era un pazzo scatenato, e talmente pazzo scatenato che viene considerato anche un santo mistico, perché il santo mistico ha una funzione molto diversa dalla concezione della santità mistica che noi abbiamo con San Francesco. Il santo mistico è uno che rompe le regole dell'ordinario perché si vuole mettere direttamente in contatto con Dio. E allora Giufà un giorno, o Nasreddin Hoxha un giorno, viene nominato sheikh di una moschea. Allora lui si presenta, va e arriva al pubblico e dice: sapete di che cosa vi parlerò oggi? E il pubblico dice: no, vabbè, allora vuol dire che non mi interessa e me ne vado, e se ne va. Poverini, insomma, la gente era preoccupata, forse l'abbiamo offeso, ma insomma dobbiamo essere più gentili. Il venerdì successivo si ripresenta Nasreddin, sale sul pulpito e dice: sapete di che cosa vi parlerò oggi? E gli altri: certo, sì. Ah, perfetto, allora non c'è bisogno di racconto niente. E se ne va. A quel punto, disperati, dicono: che dobbiamo fare? Vabbè, ci mettiamo d'accordo. Metà dice che lo sa e l'altra metà dice che non lo sa. Perfetto. Terza volta si presenta: sapete che cosa vi racconterò oggi? E metà dice sì e metà dice no. Allora dice: fantastico, allora quelli che lo sanno lo dicono a quelli che non lo sanno. Perché? Perché l'amore di Dio non si può spiegare, questo è il senso. E questa è una storiella che raccontano sia gli ebrei che i musulmani. Nella tradizione cristiana siciliana ce ne sono altre, ma quelle non ho tempo per raccontarle.